quando si è aperta l'istruttoria penale, ovvero dal gennaio del 2005 ad oggi che siamo in fase dibattimentale, abbiamo lasciato tutto lo spazio necessario alla difesa, in quanto crediamo nella magistratura e crediamo in quello che sono le istituzioni. Ma nell'arco del tempo, nell'arco di questi 5 anni, si sono venuti a creare, purtroppo, contro la nostra volontà, delle situazioni, tra virgolette, imbarazzanti, chiamiamole così, che oggi, alla luce della presa di posizione e di quello che è l'impostazione che è venuta fuori per la nostra assenza sui mass media, rischia di travolgere l'immagine sia mia che almeno, ma di mio padre che ha servito per tanti anni la Repubblica di San Marino, facendo e cercando di onorare al meglio il ruolo che ha ricoperto istituzionale. Oggi parleremo della recusazione. Per quale motivo si recusa Felici? Si recusa Felici perché nessuno di voi vorrebbe un procedimento penale che vede come arbitro della partita una persona che ha anticipato il proprio giudizio. Quindi non si recusa per scappare dal processo, ma si recusa solo ed esclusivamente perché si vuole un chiarimento su questo punto e perché un giudice che ha anticipato il proprio giudizio davanti a altri suoi colleghi non ha, a mio avviso di mio padre, la serenità di poter portare avanti un procedimento penale di questo livello. L'odierna recusazione non costituisce altro l'ennesimo ed ulteriore tentativo di fuggire dal processo, ma semplicemente la ferma determinazione dello scrivente di vedere vagliato in modo pieno ed imparziale il suo più che legittimo dubbio di trovarsi di fronte ad un giudice prevenuto che ha già manifestato preventivamente la sua valutazione circa la colpevolezza degli imputati. Quindi fino a quando non avremo una risposta in questo senso e non ci sarà permesso di chiamare a testimoniare i colleghi del commissario Felici che sono stati e hanno ascoltato la conversazione in questo senso, noi continueremo a recusare fino alla fine. Quindi non eravamo stati noi a far dichiarare la prescrizione, il giudice Felici che davanti alle numerose recusazioni ha detto: verificate voi, organo massimo e apicale dello Stato, della Repubblica di San Marino, e verificate se effettivamente questo processo è prescritto. E il Collegio dei Garanti ha ribaltato quelli che erano gli orientamenti giurisprudenziali sia del giudice Nobili, il giudice delle appellazioni penali professor Massimo Nobili, sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e ha stravolto completamente i principi e difatti i comportamenti posti in essere in questo caso dal Collegio dei Garanti saranno sicuramente oggetto di ricorso da parte di mio padre e mio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché ripeto, vanno contro i principi basilari della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo.